Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e siamo tornati per l'ennesima volta sul canale, per l'ennesima volta su Minecraft con una nuova avventura, sperando che la fortuna ci porti bene, signori. Allora, tutto bene? Che mi raccontate? Tutto bene? Come sono andati questi mesi, mesi, pronti per l'estate? Ci siamo, ci siamo? Dai, io sì, no, non mi lamento, non mi lamento. Mi preparo, sì, ci si prepara a una nuova avventura per l'estate. Vediamo col lavoro di riuscire a far funzionare tutto, però mi piacerebbe riuscire a ritornare attivi sul canale. Signori, ovviamente, oltre a questo video di Minecraft, noi abbiamo anche un secondo canale, per chi non lo sapesse, si chiama Maullo941bis, e anche lì ripartiremo con i gameplay e con altre cose, quindi vediamo se riusciamo a portare tutto avanti e tutto in maniera costante, soprattutto per i prossimi quantomeno 4 mesi. L'obiettivo è riuscire a crescere assieme per i prossimi 4 mesi. Speriamo, speriamo, incrociamo le dita e proviamoci. Detto questo, signori, intanto prima di partire col video vi ringrazio, anche se il video è già partito da mezz'ora, però va bene. Vi ringrazio per i like, per i commenti, mi raccomando, e per i suggerimenti che mi darete. E noi che dirvi, signori, siamo pronti e carichi. Partiamo con giocatore singolo e una nuova avventura. Qua c'è il delirio praticamente. The World, neanche mi ricordo che cazzarola è. Vabbè, lo cancelliamo a prescindere. Elimina, sì, nel dubbio lo eliminiamo. E poi abbiamo Maullo stagione 2, stagione 3, stagione 4. È un nuovo mondo che avevo iniziato io da solo. Io direi di creare un nuovo mondo, signori, perché bisogna partire. Per incominciare, mai cadere, nel senso, no, bisogna cadere, ma sapersi rialzare. E noi creiamo un nuovo mondo. E il nuovo mondo lo creeremo Maullo Craft. Le stagioni ci hanno portato sfiga perché non siamo riusciti a portarne a termine una, forse solo la prima. Lo chiameremo Maullo Craft Adventure. Maullo Craft Adventure. Non si scrive così, come cazzo si scrive? Nuova avventura, ecco, noi siamo italiani, scriviamo in italiano. Nuova avventura. Beh, mi piace così. Modalità sopravvivenza, difficoltà normale, direi che va bene. E non tocchiamo altro, mondo, strutture, bolle bonus, no. Semi non abbiamo, regole del gioco, va bene. Direi di non perdere altro tempo, signori, e partire sperando di riuscire a spawnare in un posto grazioso. Allora, questo primo video sarà molto così, molto di chiacchiera, molto tranquillo. Ora vediamo dove spuntiamo, speriamo che non ci siano troppi lag. E quindi ci iniziamo a raccogliere le risorse principali. Qual è il mio obiettivo, signori, di questo? Intanto, dove dobbiamo costruire la nostra casa? Questa è un'informazione molto importante alla signora. Io la mia casa la voglio costruire al punto di coordinate 0, 0. No, 0 non può essere in altezza perché sennò siamo sottoterra, però con X e Z 0, signori. Quindi l'obiettivo dei primi video, se ci riusciamo, è quello di raggiungere queste coordinate in modo proprio di essere al centro del mondo, signori. Non sarà facile, ma ci proveremo. Intanto vediamo dove spawniamo, che già sarebbe qualcosa di interessante. Ok, signori, ci siamo, ci siamo. Siamo in una palude, però già ci sono i polli, quindi già abbiamo la carne assicurata, ce l'abbiamo. Abbiamo il legno, quello scuro, e non è male nemmeno come questa cosa come informazione. E siamo già morti, ci siamo già sfracasciati le ginocchia, però va bene, quindi iniziamo a recuperare un po' di legno, che giustamente ci serve perché dobbiamo fare la crafting table, i primi strumenti, bla bla bla, le solite prime cose che si fanno su Minecraft, che non devono mancare mai. Quindi recuperiamo un po' di legno. Aspettate che io alzo il volume, così dovreste sentire un poco meglio. Ok, i polli ci stanno. I polli, signori, ora ce li pigliamo subito tutti, così abbiamo, inizialmente abbiamo la nostra prima carne. Questa non è male come cosa. Mi dispiace perché andremo a ammazzare tanti bei polli, però io direi che intanto con 8 pezzi di legno possiamo fare il nostro bellissimo legno. Guardate che bella signorina che sono, signori.
Dico, va, va. Volete mettere questa bella signorina? Direi, direi. Allora, andiamo di crafting table veloce, rapido e indolore. Ho sbagliato il pulsante. Allora, io, gli ultimi video che ho fatto su Minecraft sono usciti per la PlayStation, signori, quindi sono un po' arrugginito per la versione PC. Ma ci proveremo a fare tutto. Allora, iniziamo con una bella ascia, così possiamo recuperare ancora un po' di legno. Andiamo con una spada, così i polli ce li portiamo a casa, e direi anche un bel piccone, così possiamo anche recuperare un po' di pietra, che non è male come inizio. E direi che ci siamo, signori. La nostra avventura su Minecraft inizia oggi. Riusciremo a completare tutti gli obiettivi della serie? Non lo so, non lo so. Voi scrivetemi nei commenti eventuali obiettivi che volete vedere. Eventuali obiettivi, sì. Se avete qualche suggerimento da dare, qualche cosa particolare da fare, cercheremo nel limite del possibile di accontentare tutti, signori. Ma in primis dovrei accontentare me stesso andando a trovare le coordinate 00, x e z, ovviamente, signori, perché, ripeto, la Y andare a zero significherebbe dover andare a stare sottoterra e non c'ho minimamente voglia di andare a finire sottoterra. Quest'albero ce lo portiamo a casa tutto, signori. Decisamente sì. Non penso mi darà dei sapling, quindi accontentiamoci solamente di tutto questo legno. Almeno ci concentriamo solamente sul legno, lo raccogliamo tutto. Ci facciamo una bella scorta di legno, che soprattutto all'inizio non è per niente male. Questo lo sappiamo tutto. E così vediamo un attimino. Già l'ascia ci sta abbandonando. Non è nemmeno nel primissimo episodio. L'ascia già ci sta abbandonando. Non gli fa manca a lui manca a lui di continuare questa serie. Ma noi non ci interessa niente. La porteremo all'ultimo pezzettino di vita, ma noi ce la porteremo a casa. Signori, come sarà ambientata questa serie? Facciamo un po' di chiacchiericcio. Come sarà ambientata questa serie? La serie sarà ambientata principalmente su. Sono spariti i polli, signori. Da cazzo stanno i polli? Polletti? Li sento ma non li vedo più. Intanto qua c'è un altro pezzettino di legno. Polletti? Oh, eccolo qua. Signore, tu sarai. Signor Pollo, lei deve essere orgoglioso di questo momento. Lei è il primo pollo che sarà sacrificato su questa serie, signori. Eccolo qua. E la carne ce l'abbiamo. E quindi direi che siamo abbastanza messi bene. Pecore, ottimo. Mi dispiace, pecorella piccola. Non guardare quello che sto per fare. Qua siamo messi male. Posso. Carbone! Attenzione, aspetta. No, 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 no. Carbone è risorsa importante da beccare subito al primo video. Che però mi sono perso. Dove stava il carbone? No, non stava di qua perché io l'ho visto e ora si nasconde. Dove cazzo allora stava il carbone? Ma porca miseria! Sempre cose complicate. Allora, il carbone sta là. E io là. Là non è un'indicazione molto intelligente. Forse qua? Ok, l'abbiamo visto. Ok. Recuperiamo il carbone, signori, perché il carbone ci serve come il pane. Manda tu, ciap, sta un cascade sotto. Ok, il carbone è qui sotto, va bene. Recuperiamo sto carbone che ci serve come il pane e non è male come cosa. Recuperiamo anche la pietra, così possiamo anche farci la nostra bellissima. Possiamo fare l'upgrade e quindi farci gli strumenti di pietra, e sarebbe già un buon inizio per questa serie. Guarda quanto bel carbone, cosa sto a rompere? No, ok. Blocchettini dopo blocchettini, signori, recuperiamo tutto, ce la facciamo, ce la facciamo. Poi dobbiamo andare a ammazzare quelle pecore, così abbiamo anche il letto per poter dormire la prima notte, e non è male. Che bella vena di carbone che abbiamo trovato, ok. Scusatemi, sono un attimino intoppato oramai nel chiacchiericcio e quindi. Ah, vediamo un attimino di portarci a casa questo carbone. Sì, questo primo episodio giustamente è un po' palloso. È un po' palloso perché giustamente stiamo recuperando le risorse, ci stiamo dando un attimino da fare per cercare di non morire. Quindi diciamo che l'obiettivo è quello. Riusciamo a tornare su, come ci possiamo tornare su? Con la terra. Dai, è così. Ok. Ora, se non ricordo male, di là ci stavano delle pecore, quindi. Vabbè, facciamo così, signori. E chi se ne frega? Pecorelle? Oh, pecorella mia. Non mi guardare così. Quella è scappata. È passata dall'altro lato. Vuoi farla furba? Ma muovete, vengo a ammazzare pure a te. Non ci sono problemi. Allora, pecorelle. L'ho presa la lana? Sì, me l'ha data al volo. L'ho presa proprio al volo. Allora, andiamo a ammazzare l'altra pecorella.
Pecorellina mia, anche tu sarai sacrificata per il bene di questo. Non ti ammazzare da solo, pecora. Sto vomitando. Pecorella, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Due colpi, ok. E abbiamo carne, abbiamo solo due pezzi di lana. Ma porca miseria, mi serve un altro pezzettino di lana. C'è qualche altra pecorella che si vuole sacrificare per il bene? Le sento, se le sento ci sono. Ok, signori, guardate che bella mandria qui di pecore che abbiamo. Dai così, ok, siamo a tre. Tre pecore mi bastano. E quindi direi che ci siamo, ci siamo. Tre pecore mi bastano. A sto giro tre pecore mi bastano. Quindi ci facciamo subito il letto. Che dai così, il letto ce l'abbiamo pure. Altro progresso, buono così. La scorta di legno ce l'abbiamo, dovremmo avere un po' di scorta di pietra per poterci fare un attimino di la fornace, perché comunque il carbone ce l'abbiamo. Allora, di qua ci sta la palude, però là ci stanno canne da zucchero importanti, importanti canne da zucchero. E buono, signore, stiamo progredendo, stiamo ottenendo delle ottime risorse. Dai così. Visto qualcosa saltare, ho impressione mia. Ok. Canne da zucchero come se non ci fosse un domani. Dai così. Queste purtroppo non le possiamo recuperare. Sto parlando di queste qua delle liane, diciamo, non le possiamo recuperare, però di là si va verso il nulla. Io avrei bisogno di un po' di pietra. Proviamo a spostarci in questa direzione, signori, senza cascade sotto. Cortesemente evitiamo di cascare, facciamo il giro largo, così dovremmo un attimino riuscire a anche a salire, forse. Se il gioco mi dà una mano, sì, ok. Riusciamo a salire. Vediamo un attimino se riusciamo a trovare qualcosina di interessante. Mi servirebbe della pietra. Non... Una caverna. C'è una caverna? Minecraft, dammi una caverna. Oh, attenzione, aspettate, questi fiorellini celestini mi piacciono. Direte perché? Perché così ci coloriamo il letto, signori. Ci facciamo il letto celeste. Letto celeste per questa nuova serie. Senza indugio, senza paura. Dai così, colore azzurro, dammi il lettuccio, a posto, e il letto blu ce l'abbiamo, signori. Fu. Signori, ho sentito una rana. Io non ho mai visto le rane su Minecraft, signori. In dove cazzarola è? No? Io non so se voi l'avete sentita, ma io ho sentito la rana, signori. Quello è il ramoscello. Ho sentito una rana. Non so. Guarda la rana, la rana! No, spettacolo, signori! No, fantastico! Fantastico, fantastico, fantastico! Aspettate, come. Signori, fantastico, fantastico! La ranocchia! Guardate che carina! Abbiamo la copertina di questo primo episodio, signori. Noi e la ranocchia, che cosa fantastica, che cosa fantastica. Che dire, signori, io mi fermerei qui. L'unica cosa che possiamo andare a fare è bella, ma come si cattura la ranocchia, signori? Qualcuno me lo scrive nei commenti come cazzarola si cattura una ranocchia. Non mi va di ammazzarla, è carina. Posso darti un nome? Ciao, ranocchietto! Che carino, che grazioso, che grazioso, che grazioso. Un nuovo amico per questa nuova serie, che cosa bellissima. Allora, signori, l'ultima cosa che facciamo prima di andare a chiudere tutto l'ambaradan è vedere un attimino le coordinate. Allora, dobbiamo andare in questa direzione e scendiamo a zero e in... No, no, là ce n'è un'altra. Aspettate, ho un attimino di paura. Mi sento circondato dalle ranocchie e non va bene questa cosa. Allora, dobbiamo andare così per diminuire la Z e così. No, no, no. No, sto vomitando e mi sto confondendo. Ok, dobbiamo andare tutto in questa direzione, signori. No, dobbiamo andare in questa direzione di qua. No, dobbiamo andare in questa direzione di qua. No, no, dobbiamo andare in questa direzione di qua, signori. Che secondo me se continuo un altro poco ci arrivo già al punto zero. Allora, aspettate un attimo. Abbiamo avuto il culo. Ok, 1-0 ce l'abbiamo. 1-0 della X ce l'abbiamo. 1-0 dell'X ce l'abbiamo. Per andare a 0 del 3 della cosa, sto vomitando. Sto vomitando, signori. Dobbiamo andare in questa direzione di qua, no? Più o meno sì. Poi ci spostiamo un po' così. Quindi siamo nella palude praticamente. Stiamo precisamente nella palude. Siamo precisamente nella palude. La nostra casa sarà in mezzo. Oh! Allora, siamo calmi. Siamo calmi. Siamo calmi. Tra l'altro è anche notte. Tra l'altro è anche notte. Ma noi non abbiamo paura della notte e siamo più forti di loro. Ok.
C'ho qualcosa dietro alle spalle che mi dà fastidio. Ok, 0. Mamma mia, è più complicato del previsto. Sì, ci siamo, signori. Qui dovrà nascere casa nostra. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo un attimino dovuto penare delle situazioni, ma mettiamo il blocco iniziale, signori. Qui. Aspettate che deve essere in maniera più o meno, signori, più o meno. Non stiamo a fare le cose precise. Io ho sbagliato a mettere i blocchi, ma non ha importanza. Ho messo i blocchi quelli. Ma mi sta bene perché deve essere proprio il punto da cui tutto deve nascere. Il punto da cui tutto deve nascere, ovvero questo me lo recuperi però. Perfetto. Ok, mettiamo quest'altro di qua. Ok, ragazzi, non l'ho messo là sotto, ma non fa niente. Mettiamo il nostro bellissimo lettuccio. Dormiamo, signori. E ci siamo. Inizio del nuovo mondo, signori. Siamo dalle coordinate 00 più o meno. E da qui partirà a casa nostra. Locale di merda, signori, una zona terribilmente di merda, ma potremmo farla in altezza. Questo non va sottovalutato, potremmo fare la nostra casa in altezza. E niente, signori, va bene così. Allora, io vi ringrazio per questo video. Spero vi sia piaciuto, spero siate contenti del ritorno sul canale. E niente, signori, ci vediamo domani con un prossimo appuntamento. Penso sempre su Minecraft e ricordo di passare a tutti sull'altro, sul secondo canale, Maullo941bis. Bella raga, ciao!